Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social e del canale YouTube Figlio Prodigo 65. Prima di andare avanti e di parlare dell'argomento di oggi, un argomento abbastanza serio, vi ricordo sempre il segui per quanto riguarda i social. Ringrazio anche gli amici della pagina Aquila Scoop e per quanto riguarda il canale YouTube Figlio Prodigo 65, iscrivetevi e mettete la campanellina così avete il video fresco. Fatta la chiosa, oggi andiamo a parlare di cosa sta succedendo a Genova e in particolar modo in tutta la Liguria. Sentite bene che cosa sta succedendo, cosa molto grave. Genova, festini a luci rosse a base di escort e droga, in particolarmente cocaina, spuntano nomi e video di 28 VIP. 28 VIP sarebbero indagati per aver partecipato a questi festini a luci rosse in tre parti di Genova, in tre attici di Genova, di proprietà di un broker di cui non si fa ancora il nome, di un broker marittimo di cui non si fa ancora il nome, però ci sono altri nomi che si sono già fatti, dove si facevano questi festini a base di sesso sfrenato, come si emerge dalle foto e dai video, e droga, in particolar modo anfetamine e cocaina. È chiaro che il primo che è stato rinviato a giudizio dal pubblico ministero, qua leggo per non commettere errori, Nicola Parente, è stato il vice del presidente della regione Liguria, Giovanni Todi, Alessandro Piana, il quale sarebbe stato presente a questi festini a luci rosse a base di cocaina e escort. Ricordiamo che Alessandro Piana, prima di andare avanti e leggere tutto il patatrac che è successo, è il delegato dalla regione Liguria per l'organizzazione del Festival di Sanremo. Quindi ricordiamo che il festival è vero che si fa a Sanremo, dove partecipa la città di Sanremo, ma è finanziato dalla regione. Quindi chi si occupa di tutto ciò è Alessandro Piana, rinviato già a giudizio. È chiaro che tra i nomi, tra le intercettazioni fatte, eccetera, i due organizzatori di questi festini a luci rosse, io leggo per non commettere errori, sono un architetto e ex giocatore di pallanuoto della nota squadra, importante squadra di Genova, vincitrice di campionati e campionati d'Europa, Alessandro Cristilli, e il faccendiere Cristian Rosolani. Questi sarebbero i due organizzatori di questi festini a cui avrebbero partecipato questi 28 VIP. Parliamo di 28 VIP. Sarebbe questo l'elenco stilato dalla procura di Genova alla fine delle indagini. Dalle intercettazioni, perché a un certo punto, scoperta tutta la situazione, le escort cosa hanno fatto? Per evitare galera, rinvia a giudizio, eccetera, hanno iniziato molte delle escort, si parla di una trentina, sono tante, voglio dire, prendevano 500 euro a sera, quindi tutte queste, molte delle quali erano sposate o fidanzate, quindi facevano anche le escort per professione, quindi diciamo facevano le escort da casa, se così possiamo dire proprio ai minimi termini. Che cosa è successo? Che le escort hanno dato quindi la loro collaborazione alle forze dell'ordine e quindi da questo si è evinto che tra i primi VIP, i primi due VIP che sono venuti fuori da queste indagini, sono questo Alessandro Piana, vicepresidente della regione Liguria, assessore con un sacco di assessorati, fa cui la delega al Festival di Sanremo, e un noto notaio di Genova, il quale, voglio dire, sarebbe di Genova, Saronno, non si sa di dove sia, comunque un noto notaio. Non si fanno molti nomi ancora,
perché anche se sei in fase embrionale oppure diciamo si è quasi conclusa l'indagine, fase embrionale per quanto riguarda i nomi, però l'indagine è stata conclusa, tant'è vero che è stato stilato questo numero di 28 nomi, fra cui ci sono, me lo sono segnato per non commettere, imprenditori, poi ci sono imprenditori, fra cui ci sono un avvocato della Genova Bene, uno dei più importanti avvocati di Genova, degli agenti immobiliari e degli artisti. Si parla anche di artisti. Chi saranno gli artisti di Genova, o meglio ancora dell'entourage di Genova, a dire della Liguria? Si parla di rapper, si parla di trapper, si parla di attrici, si parla di attori, si parla di... Però ancora non si fanno i nomi, ancora non escono i nomi, perché deve uscire la bomba e io non posso inventarmi, amici miei, soprattutto per fare degli scoop inutili, nomi che non esistono, perché gli inquirenti non fanno ancora dei nomi. Intanto, dalle foto e dai video che escono dai cellulari acquisiti dalle escort, appunto esce quello che hanno collaborato in questo senso, gli hanno dato praticamente i cellulari in mano agli inquirenti, alla procura, alla magistratura, hanno dato i loro cellulari e quindi i giudici stanno vedendo foto e video di chi c'era in queste feste. E vi posso dire, amici miei, che ho letto proprio quello che accadeva all'interno, che succedeva di tutto. Erano delle orgie, ma peggio dei film per adulti, dove si faceva di tutto. Si prendeva droga aiosa, si usavano anfetamine, voglio dire, queste escort, non lo so se appunto erano escort o attrici di film per adulti, voglio dire, si faceva di tutto. Tant'è vero che è stata sconcertata un po' la magistratura, è stata un po' sconvolta, e proprio per questo sta andando molto cauta prima di fare l'elenco di tutti e 28 i nomi. Certo, si sa che questo broker, che è un personaggio miliardario di Genova, ha offerto questi tre attici dove sono fatte le feste organizzate da Cristilli e Rosolani, come abbiamo detto prima, quindi da Cristilli e Rosolani, quindi sì, non sto commettendo un errore, e quindi, però lui non risulta che avesse maneggiato droga o fosse stato con escort. È emerso solamente da una intercettazione degli inquirenti che una escort avrebbe litigato con il fidanzato perché si era fatta accompagnare a casa da questo broker. Dice: io sono, scusa, sei geloso perché l'accompagna a casa e non sei geloso perché va a fare la escort, vuol dire, e si vende per 500 euro a notte, vuol dire, a fare, un po' assurda sta cosa, no? In quanto l'aveva accompagnata a casa con una Porsche e gli aveva dato anche 200 euro. Adesso Genova trema, ho scritto qui per non, ve lo dico, per non commettere errori. Adesso la Genova Bene trema, ma non solamente Genova, anche la stessa Liguria. Il notaio di cui parlavo prima era Piero Biglia, adesso è il nome, quindi c'è Alessandro Piana e Piero Biglia sono i primi nomi. Adesso si aspettano dagli inquirenti l'elenco dei 28 VIP, perché stanno vagliando i video, stanno vagliando le foto, stanno vagliando eccetera. Soprattutto si evince in particolar modo la presenza di questi VIP, diciamo, della Liguria Bene, ecco, ampliamo un po' il raggio di azione, durante un concorso di bellezza fatto per il compleanno di Rosolani, dove queste escort sfilavano nude, quindi completamente nude, disinibite al massimo, per festeggiare il compleanno di Rosolani. Quindi Cristilli e Rosolani erano quelli che organizzavano i festini. Adesso si andrà sicuramente a processo, perché ci saranno i rinvii a giudizio e quindi usciranno i nomi dei 28 VIP. Io non ne posso fare altri perché si pensa alcuni nomi, ma non li voglio fare. Vi ho detto, si parla di avvocati, imprenditori, faccendieri, trapper, artisti, eccetera. Lo faremo nei prossimi video, quando avremo l'elenco completo di questi 28 VIP.
Adesso che succede? Adesso che succede? Adesso i problemi seri sono per Amadeus, perché Amadeus intanto sta continuando a scegliere le canzoni per il Festival di Sanremo, per fare la lista dei big che andranno a partecipare al Festival di Sanremo. E questa è la situazione grave, che chi è, si è impegnato dal punto di vista politico a sovvenzionare il Festival di Sanremo, presto, se le prove saranno quelle, perché c'è un rinvio a giudizio a suo carico al vicepresidente Alessandro Piana, il quale partecipava, era parte attiva a questi festini a luci rosse con escort e soprattutto l'uso di droga, l'uso di cocaina. Quindi adesso Toti non so cosa farà, se lo toglierà da vicepresidente eccetera. È chiaro che lui si stava interessando di tutta l'organizzazione del Festival di Sanremo. Adesso c'è un problema serio, adesso si devono rivedere Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria, e Amadeus stesso e gli autori e tutto ciò che gira intorno al Festival di Sanremo, per capire come continuare a organizzare il festival. Certo, questo è una botta tremenda per tutto il mondo, perché per tutto il mondo dei VIP, se così possiamo dire, perché se VIP viene considerato un avvocato molto ricco o un agente immobiliare che ha tantissimo patrimonio, e degli artisti, no? Si parlava di rapper, anche giovani, si parlava di trapper, la differenza è minima, si parlava di artisti, vuol dire di artisti liguri, quindi non solamente di Genova, e questo veramente sarà una bomba a orologeria, che nel momento in cui usciranno i nomi, voglio dire, darà sicuramente notizia, tutti i telegiornali e tutto ciò che si può parlare se ne parlerà. Adesso è rimasto chiuso nell'ambito della Liguria, io ovviamente studiando come faccio sempre, ieri sera ho trovato questa notizia, ho pensato che fosse importante per voi, perché Genova e la Liguria trema, soprattutto è a rischio, si farà sicuramente il Festival di Sanremo, troveranno il sostituto di Alessandro Piana, ma è certo che adesso sono problemi seri, perché trovarne un altro per metterlo al posto di Alessandro Piana quando l'organizzazione del festival inizia nel mese di agosto, quindi mese di luglio, agosto, iniziano già ad arrivare le prime canzoni e quindi le prime scelte, stiamo a ottobre, quindi il festival sarà nel mese di febbraio, ma Amadeus presenterà i cantanti a dicembre, fra due mesi presenterà i cantanti nel mese di dicembre, e quindi adesso è tutto un casino, scusatemi il termine. Appena ne saprò di più vi terrò al corrente come sempre, certo che questa è una bomba a orologeria che sta per scoppiare in Liguria, ma non credo che sia Liguria, perché si parla del Festival di Sanremo e il Festival di Sanremo è un festival mondiale. Amici miei, vi ricordo sempre il segui sui social, ringrazio sempre la pagina di Aquila Scoop su Facebook e iscrivetevi al mio canale YouTube Figlio Prodigo 65, cliccate la campanellina per avere i video sempre pronti. Vi voglio bene, alla prossima.